Un festoso spumeggiante, ciao a tutte quanti voi. Allora, tempo di review. In questa review si parlerà di Sonia Rovesti e di Sonia Rovesti e di Lush and Soap and Glory. Comincio con Sonia Rovesti perché sono vergognosamente in ritardo e chiedo veramente scusa, sono mortificata per il ritardo, ma non, certe volte mi capita di lavorare, ecco, tendo ad avere poco tempo. Tra l'altro, a mia discolpa, io i prodotti che ho ricevuto li ho inviati pure a due persone che sono state sorteggiate, quindi tra feste di mezzo e cose, bla bla bla, ho perso tempo. Vi leggo cosa. Allora, no, prima vi parlo dei prodotti che ho ricevuto, cioè, io avevo ricevuto quattro prodotti. Due prodotti li ho regalati e ne ho dato un po' pure alle ragazze che li hanno vinti. E due prodotti, ora cominciamo con la tiritera della luce che viene, va. E due prodotti ovviamente li ho tenuti io, dandone però un po' ad entrambe le ragazze. Comincio con. Allora, mi sono piaciuti entrambi e non è per cortesia, veramente risparmiatemi per favore la poesia del te l'hanno regalato quindi ti piace. Mi sono trovata bene con entrambi, mi sono piaciuti entrambi. Non ho un mio preferito perché mi sono piaciuti entrambi in ugual modo. No, forse la crema mani è la mia preferita. La crema mani è la mia preferita. Allora, il tonico. Questo è tonico senza alcol. Lozione rinfrescante. È vero, è rinfrescante. L'odore a me piace. Vi leggo cosa mi hanno scritto le altre ragazze. A me l'odore piace, diciamo che è piaciuto fondamentalmente per l'odore perché lascia il viso molto fresco con questo profumo in sottofondo spettacolare. Mi è piaciuto veramente tanto. Tra l'altro, allora, io lo paragono con il tonico della Clinique, che è molto più aggressivo, molto. Quindi è un paragone che non sta in piedi, perché quello è aggressivo, questo è delicato. Ecco il tonico che ho per adesso in giro, che è il tonico di Sephora, che anche quello è rinfrescante, ma quello lascia il viso unto, questo invece lascia il viso fresco. Io ho risciacquato in ogni caso, ma per una questione di abitudine mia di risciacquare i tonici. Però vi devo dire che questo ne vale veramente la pena. A me questo qui è piaciuto. Io non ho grossi problemi di pori dilatati e quant'altro, quindi ho chiesto alla mia amica Verdiana, che ha problemi di pori dilatati, di provarlo. L'ho provato a casa mia una sera, è venuta, l'ha provato e mi ha detto: guarda, effettivamente ne vale la pena, le è piaciuto. Quindi io do un voto strapositivo a questo tonico che, come sentite, è praticamente finito. Eh sì, è finito perché un po' l'ho regalato alle ragazze, tutto il resto l'ho utilizzato tutte le sere, mi è piaciuto. Ahimè, non è venuto con me a Londra per non portare liquido e non portare peso. Vi dicevo, forse quello che mi è piaciuto tra i due prodotti è stata questa crema mani. Questa crema mani io la tengo qui nello studio, nel mobiletto accanto alla scrivania, perché io passo molto tempo in questa stanza e quindi metto spesso la crema mani perché tra detersivi e freddo a me le mani diventano una vera schifezza. Ho provato pure a fare gli impacchi. Ed effettivamente, ragazze, le mani risultano essere morbidissime. A me questa qua è piaciuta. Il pregio è che si assorbe velocemente. Ha un odore. Sapete che a cosa io associo questo odore? L'unica problematica che io ho dato a questo prodotto è l'odore. Ma perché mi mette fame? Fa odore di pasta di mandorlo, marzapane, come la chiamano nel resto d'Italia. La pasta di mandorle che noi qua mangiamo ai morti, o le pecorelle di pasta di mandorle che si mangia a Pasqua, ecco, fa quell'odore, ve lo giuro, vi fa quell'odore, è una cosa proprio. È capita che magari sono al PC, ho messo la crema, sono messa così e dico: oh, che fame, mi viene fame di dolci. Quindi questa è l'unica nota negativa, anche se l'odore è molto gradevole. Messo con i guanti di cotone per fare l'impacco, strepitoso. Non ho notato nessun cambiamento per quel che riguarda un attimo, sto cercando il plurale. Perché mi avete fatto venire il complesso? Unghie, unghie, una delle due va bene. Unghie, unghie, unghie. Non ho trovato assolutamente nessun cambiamento. Il lato negativo che posso trovare in questa crema è che spesso io metto un po' più di quantità di crema qui nelle cuticole, lascio qualche minutino, che vuol dire che io devo essere al computer o devo fare qualche cosa per cui io sto ferma a uso Padre Pio così per non muovermi, che vuol dire solo la sera se io sto al computer.
non le ammorbidisce, questo io non ho notato, però le mani rimangono vellutatissime, quindi ottimo voto per questo qua. Quindi questo secondo me ne vale più la pena per la crema mani, per fare gli impacchi, perché è straordinaria, lasciata tutta la notte con i guanti, straordinaria. C'è da dire una cosa, che io finora creme mani un po' più costose, perché questa di certo non costa 3 euro, non ne avevo mai provate, ho sempre usato prodotti da banco tipo 2-3 euro, non di più. Questa mi piace un casino. E tra l'altro l'ho messa con i guanti, la mano poi fa quel profumo di pasta di mandorle mostruoso, per cui viene fame. Vi leggo cosa hanno scritto le ragazze in merito agli altri due prodotti. Uno era la lozione corpo e uno era lo struccante. Io ambivo a vincere lo struccante, cioè io ambivo a vincere un mio giveaway allo struccante. Allora, ZBX80 ha vinto, lei sì, ZBX80 ha vinto lo struccante e ci dice: avevo grandi aspettative perché ho un vero problema con gli struccanti, in quanto ancora non ne sono riuscita a trovare ancora uno che riesca a eliminare facilmente il mascara. Guardati il mio video di Bix, il mio video, quello dove faccio il mascara che toglie il mascara, l'ho fatto quest'estate. Quello funziona. Ci è andato vicino quello bifasico di Sephora, ma era comunque a domanda a mettere lo struccante anche col cotton fioc per rimuovere tutto. Anche lo struccante Sonia Roversi non mi ha soddisfatta, poiché nella zona occhio ho lo stesso problema di tutti gli altri. Non peggio degli altri, ma nemmeno meglio, quindi lo struccante è la norma. Inoltre, boccia l'odore che sa di Lysoform disinfettante, ma non era il cocco il... Io non li ho odorati perché dovendoli spedire e regalarli, non li ho odorati, cioè non li ho aperti per odorarli. Io mi ricordo che fosse al cocco, un Lysoform al cocco. Ho cercato l'inci che ho trovato sul fondo della scatola, quindi si è gettata la scatola, addio inci, e ho dedotto che questo odore è dato dal limone, perché non c'è molto alcol. Che ne pensi? Io degli inci non ne penso niente. Mi piace, non mi piace neanche la confezione perché c'è troppo cartone rispetto a quanto è grande la bottiglietta. Su questo, no, questo l'avevo notato io, che ci sono confezioni molto grandi. Potevi prenderti la crema a mano, io mi prendevo lo struccante. Io volevo vincere lo struccante. Tonico, che è quello, allora, ha vinto lo struccante e questo è il suo parere. Sul tonico, che è un po' del prodotto che gli ho mandato io, anche se non uso spesso il tonico, quindi non posso comparare da nulla, posso dire che anche questo non mi dispiace, perché rinfresca e tonifica abbastanza il viso, ma come prima allora è il lato negativo, perché per me ricorda sempre qualcosa di medicinale. Sto passando una banda di motociclisti sotto casa. E il problema è spesso negli odori, le profumazioni sono talmente tanto soggettive, su questo io capisco quando mi si dice l'odore non mi piace, perché certe volte pure io, certi prodotti possono valere quanto vogliono. Se io sento l'odore che non mi piace, non mi piace. Per esempio, a me l'odore di rosa, nausea, proprio e non ci posso fare niente. Quindi il tonico le è piaciuto. Crema mani, mi piace, si assorbe facilmente e idrata. L'odore, sebbene un po' di prodotto farmaceutico, è sopportabile perché è delicato. Vedete come cambia l'idea sull'odore? A me sa di crema di pasta di mandorle, a lei sa di prodotto farmaceutico. Ma in che farmacia vai? ZBX, ZBX, come ti chiami? ZBX, 70. Maruzzella ha vinto il latte corpo. Anche questo io volevo vincere. Allora, il prodotto è vinto il latte corpo di Sonia Rovesti Cosmetics. Dopo parecchie applicazioni, posso dirti che il latte corpo è molto buono. Anche se, ahimè, gli inci non è dei migliori. Ma vabbè, chiudiamo un occhio. Voi sapete leggere gli inci? Io no, non me ne preoccupo. Non so se. Io so che ora mi becco una valangata di pugose in giù, io perché non mi preoccupo degli inci. Comunque, entrambe hanno guardato l'inci. Posso dirti che mi piace? In quanto ha la consistenza di un olio, quindi è molto facile da stendere e dopo la doccia la pelle l'assorbe subito. In più è una profumazione delicata e la cosa mi piace un sacco. Ecco, non tonifica, però visto che c'è scritto idratante e tonificante, complessivamente io credo che per tonificare la pelle delle cosce soprattutto ci vorrebbe tipo l'acqua di Lourdes messa nelle creme. Questo è super sta pensiero. Infatti, soltanto mi chiedete: ma che ne pensi delle creme diravaganti? Ah, fatti un'ora di corsa, che ti compri le creme diravaganti. Visto, c'è scritto. Complessivamente la mia recensione è positiva, come trovo buoni anche la crema mani e il tonico, anche se sono riuscita a fare solo poche applicazioni. Alla prossima volta ti mando quello che mi chiedono a me.
Quindi complessivamente le loro review sono positive. Io non ho potuto utilizzare i prodotti che ho mandato a loro perché non mi sembrava carino aprirle. E poi dire, ah, sono buoni, dire non li ho neanche aperti, non li ho neanche odorati, ecco. Ed è stata una tortura, no? Odorare un prodotto che ho nuovo in casa. La mia review è senza ombra di dubbio buona, il mio parere è senza ombra di dubbio positivo e vi dico, se io dovessi comprare qualcosa Sonia Rovers, Roversi, comprerei questa crema mani, ancora ce n'è un bel po' perché non se ne mette moltissimo, la prima volta ho fatto un pff, e me ne sono un po' pentita, però se dovete fare l'impacco, tipo gli impacchi con i guanti, queste vanno bene. Questa va molto 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 bene. Io in questo momento ho aperte altre creme mani. Io ho una crema mani della Leocrema, le germe di grano e non mi dà lo stesso risultato di questo. E poi ho un sample piccolino Nivea, di quella con la confezione di latta con la crema molto densa. Quella è ottima, ecco, per far ammorbidire un pochettino le cuticole, ma non altro. Questa senza ombra di dubbio rispetto alle varie Nivea, Leocrema, perché non è la prima volta che compro Leocrema, è Dove, che sono le creme che io fondamentalmente ho comprato finora, questa che mi è stata regalata è senza ombra di dubbio la migliore e vi prego di non pensare che io lo sto dicendo perché mi è stata regalata. Lo devo dire, è orribile, lo dicevo. Ciao Sonia Rovesti! Pardon, scusami se ho piegato così tanto, i tuoi prodotti mi sono strapiaciuti e grazie soprattutto perché mi hai dato la possibilità di prenderne 4 per spedirli alle ragazze, perché io vi ho chiesto se lo potevo fare e siete stati molto gentili. Per quel che riguarda capelli, ultimamente ho cambiato modo di cambiare i capelli, sì, stasera mi levo la parrucca, di lavare i capelli. Ho comprato in Inghilterra questi due prodotti. Questo che è Tricomania, che mi avete detto che in italiano si chiama morbidone, ma non l'ho capito perché è morbido. Sì, è morbido. Io sono una pezzente, non gli ho dato un portasapone. Allora, come vedete, rispetto a quando ve l'ho fatto vedere nell'haul, già è bello che è smussato, anche perché mi ci sono fatta proprio la doccia, asasasa, una pezzente. Da, però è buono pure la fattina la doccia, fermi, buono, non idrata, cioè secco un po'. Quando io l'ho fatto vedere nell'hall di Londra, mi avete detto stai attenta perché secca i capelli. Sapete che io non pensavo che desse questo effetto di purificante, pensavo fosse idratante perché essendoci l'olio di cocco, teoricamente dovrebbe essere idratante, però io non capisco niente, quindi va bene così. Grazie, fa un profumo. A proposito, Cocco! Te lo dico in francese, apocalare! Apocalare significa puoi buttare giù la pasta. Allora, su questo prodotto io ho un buon, cioè, mi sono fatta una buona idea di questo prodotto. Tenete conto che da quando sono tornata all'Inghilterra ho fatto diverse volte lo shampoo, soprattutto da quando ho tagliato i capelli. Io li sto odiando questi capelli perché non ho, mi vedrete con questa codina credo per altri 100 video, perché non riesco a tenerli pettinati, a me la cosa non piace. Quindi ho fatto già lo shampoo, diciamo l'ho fatto almeno 3 volte, 4 volte da quando ho tagliato i capelli e li ho tagliati sabato, oggi è giovedì. Li ho lavati domenica mattina, lunedì ho fatto lo shampoo, martedì mattina ho fatto lo shampoo, ieri no, oggi è giovedì no, quindi l'ho fatto 3 volte lo shampoo. Da quando sono tornata in Inghilterra, avendo io soltanto questo shampoo perché ero rimasta totalmente a secco di shampoo, ho utilizzato solo questo. Non ho trovato grandi problemi di capelli secchi o cos'altro o di cute secca. A me sta piacendo e non poco, però ho pensato di alternarlo con altri shampoo, perché shampoo, perché ho notato che effettivamente secca i capelli, però non mi pare che faccia tutto questo grande seccaggio di capelli. Quindi poi ho sentito un gran parlare bene di questa Lush, tanto che a Catania so che ha aperto. Lo rimetto nel pacchetto, proprio nostalgica io, le rimetto le cose nei pacchetti. Ho sentito che a Catania hanno aperto Lush.
Siccome devono aprire un centro commerciale nuovo qua a Palermo, ho sentito che è il più grande da Roma in giù, spero che mettano l'ascia. No, cioè, non so se spero di mettere l'ascia, è carissima comunque questa ascia, è proprio cara. Niente, allora, la secchezza che dà, perché un po' di secchezza l'ho notata, però niente così particolare. La secchezza che dà il tricomenia, o morbidone se dico bene, perché non me lo ricordo se è proprio morbidone o tartufone o coccone, comunque il tricomenia, la riesco a contrastare, bilancio tutto quanto con questo balsamo, comunque con quello che rimane di questo balsamo, perché ho preso la confezione piccola, non sapendo se mi piacesse. Già l'ho trovato su eBay, infatti stasera, quando io entro nel mio momento relax, perché fra un pochettino vado a faticare, quando stasera arrivo nel mio momento relax, lo compro su eBay. Mi sta piacendo un sacchissimo e ve lo consiglio. Questo è Gladder Day Intensive Conditioner for full frizzy and frider. No bulk formula tested by professionals. Thick and tired. Tame your mane with super conditioning. È della Sopper, sei Sopper, della Soap and Glory, che è una marca inglese. A me della Soap and Glory non piacciono per niente le profumazioni. Io già avevo provato dei prodotti Soap and Glory a casa dei miei amici e la profumazione era Però ritorniamo là, proprio il profumo, allora, tutte queste cose di cui ne parliamo è sempre molto soggettivo, quindi non è che quello che dico io e leggo quello che dice qualcun altro è sacrosanto, è sempre molto soggettivo. Vi posso dire, te lo consiglio, te lo sconsiglio, però sta a noi. A me, le profumazioni, quando si parla di profumazioni, infatti i profumi sono molto, molto personali. Questo sa di frutta. Sa proprio di frutta. Si lascia, io lo metto come impacco, lo metto nei capelli, alzo i capelli, quei quattro peli che mi sono rimasti con il pinzettone, metto la cuffia da doccia per farlo assorbire, lo lascio 2-3 minuti, anche 5 certe volte, e sciacquo. I capelli sono molto brillanti. Tenete conto che avendo fatto lo shampoo tutti i giorni, per adesso io non ho messo balsamo. Sperando pure che la piega mi durasse un po' di più perché i capelli molto lisci, però io mi sento sempre spettinata. Fa i capelli morbidissimi, profumati, dura, cioè ragazza, il profumo, ho fatto lo shampoo la mattina, l'indomani a ora di pranzo io mi sentivo il profumo ancora addosso, è un profumo molto gradevole, molto delicato, mi è piaciuto un casino. Vi dico che lo sto prendendo perché già l'ho visto, l'ho messo tra i preferiti, ho deciso, devo fare la ricarica alla carta, ecco. Quindi non me lo danno sulla fiducia. Quindi stasera me lo compro, il bottiglione da 250 ml credo che sia, o 200-250, perché mi piace veramente un casino e se ne usa poco. Quindi questo Soap & Glory ve lo consiglio. Vi consiglio io l'abbinata perché insieme fanno un profumo proprio che oh! Però questo ottimo, questo qua perché lascia vicino il morbidone tricomenia. Va bene, ho finito, mio marito l'ha calata. A pagare. Vi saluto. Ah, solo 18 minuti. Vi saluto. Ciao, e che le stelle sono con voi.